Questo pomeriggio è con noi Emanuele Montagna, attore, regista e docente universitario. È il fondatore e il direttore artistico della Scuola di Teatro Colli in Bologna, una tra le più interessanti realtà private della didattica teatrale italiana dal 1980. È inoltre regista e ha curato un centinaio di allestimenti teatrali su palcoscenici nazionali. È anche docente di tecniche di comunicazione della persuasione presso l'Unione delle Camere Penali Italiane. Tra i premi ricevuti, e sono molti, quello internazionale Rodolfo Valentino per la comunicazione nel 2003 e il premio dell'Avvocatura Veneziana Carlo Goldoni nel 2008. Emanuele Montagna in questi anni ci ha abituato a molte trasformazioni. Nel 2011, proprio in occasione della Gran Loggia, fu Giuseppe Garibaldi. Poi è stato Andrea Costa, il Barnapita Ugo Bassi, Attilio Bandiera, Cavour, Cagliostro. Questa sera sarà qui nei panni di Giordano Bruno. Ragion per cui, dopo oltre 400 anni e per soli 20 minuti, il Nolano sarà fra noi. Anzi, vedo già in fondo del movimento. Fratelli, gentili ospiti, vi chiedo di alzarvi in piedi per accogliere con un grande applauso Giordano Bruno da Nola. La filosofia non è mai comoda, che acquista sapienza, acquista dolore. Ci vuole uno sforzo in cambio di tutto. Il filosofo, anche se non possiede niente, è padrone del proprio destino. È padrone del proprio destino. Ci hanno insegnato che la virtù nasce dalla fede e non dalla filosofia. Lo so, conosco a memoria tutti i discorsi che ci hanno martellato il cranio, dalla culla alla scuola e poi dal pulpito. Siate probi di spirito, siate umili, rinunciate, spegni quella luce abbagliante dell'intelligenza che ti infiamma e ti consuma. Perché più saprai, più sarai destinata a soffrire. Rinuncia ai tuoi sensi. Sii prigioniero della santa fede. Vivi nel tuo stato asinino. Vivere a questo modo è vivere da morti. Alla Chiesa le mie teorie fanno paura. Pensano a quale disordine può nascere nel mondo. Se tutti quanti gli uomini si abituano a pensare, anche i barcaioli, i servi. Ci sono uomini che vivono nell'agiatezza, gli altri uomini che sono costretti a tirare la cinghia. Ma tutti quanti gli uomini sono uguali e tutti quanti gli uomini hanno il diritto di alzare la testa verso il cielo, laddove nel punto più alto splende il sole della verità. Anche la povera gente. Il cosmo,
Il cosmo è uno, eterno, infinito. E la Terra è uno dei mondi. E noi, le forme, giriamo sempre attorno senza accorgercene. Il cristianesimo, il giudaismo, hanno corrotto la vera religione, il misticismo e l'antica saggezza. Dai nostri pensieri allontaniamo lo scorpione della frode. Dio contiene in se stesso tutte le cose, perché ne è la sorgente. Ma anche l'uomo le contiene tutte, perché è il loro centro. Un uomo è ciò che immagina di essere. Un uomo è un'immagine dell'infinito. È l'unica possibilità per arrivare a Dio. Udite, fratelli, l'unica possibilità per arrivare a Dio non è rinnegare se stessi, fratelli, ma pensarsi divini. È per questo che io non posso essere considerato un figlio ubbidiente della Chiesa, è per questo. La natura tutta è governata da una profonda armonia. Invisibili linee collegano le piccole cose della terra, come per esempio il potere degli uomini, agli astri e agli infiniti mondi che ancora non conosciamo. La luna provoca le maree e anche il mestro delle donne. Il sole provoca la vita e la morte delle piante. L'avvicendarsi delle stagioni e anche la vita e la morte dell'uomo. Se la Terra a girare intorno al Sole, se esistono altri soli, altri sistemi solari sparsi nell'universo, se ciò è vero, ed è vero, allora Dio non è in alto, sopra di noi, fuori dal mondo, ma oltre. In ogni particella di materia, in alto, dove che sia. Dio è la materia stessa. Dio costituisce la materia e le forme da dentro. Sì, dal seme manda ed esplica il tronco. Dal tronco caccia i rami. Dai rami intesse le gemme, le fronde, i fiori e i frutti. Ad una nuova concezione del cosmo deve per forza corrispondere una nuova concezione dell'uomo. Un'università non aperta a tutti non è giusta. Le cattedre ai sapienti, non ai dogmatici. I banchi a disposizione di chiunque abbia amore per le scienze. Da un insegnamento veramente libero nascerà una società in cui il lavoro delle mani e quello dell'ingegno saranno onorati in eguale misura. L'uomo, la mosca, il serpente sono tutte creature naturali. Ma l'uomo si distingue concretamente dalle altre due per l'opera delle mani e per l'opera dell'ingegno. Soltanto in questo modo, fratelli, udite, soltanto in questo modo, fratelli, potrà nascere l'Homo Novus. Quattrocento anni fa mi hanno messo il morso qui alla bocca per impedirmi di parlare. Sì, 400 anni fa mi hanno torturato
e mi hanno legato con funi e catene, mani e piedi, per impedirmi di muovermi. A me che avevo fatto muovere tutte le stelle dell'universo, a me. E sono passati 400 anni, fratelli, e stanno cercando di fare la stessa cosa con voi. Ah, l'oscurantismo non è ancora finito, non è ancora finito. Sarebbe semplicemente bastato che quella signora che non c'è più, grazie al grande architetto dell'universo, la presidente della commissione antimafia, sarebbe stato più semplice venire qua oggi a Rimini, guardarvi in faccia e stringere la mano di 2000 galantuomini. Questa è la verità. Questa è la verità. Ah no! Lei voleva gli elenchi dei massoni calabresi, gli elenchi dei massoni siciliani, e li ho portati. Stanno qui. Tranquillo, Gran Maestro, so quello che faccio. Tranquillo. Sono pur sempre Giordano Bruno. E io li ho portati. Li ho portati gli elenchi. Stanno qua. E fra poco li leggiamo. Però dobbiamo parlare pure di quegli altri. Dobbiamo parlare pure di quegli altri, quelli che stanno lì a Roma. Tu sempre a Roma succedono queste cose. Eppure a me... A Roma, quelli che si sono coronati, si sono coronati a capo, no? Con 1, 2, 3, 4 e 5 stelle, alla faccia. E allora volevo dire, aspettate con gli applausi, aspettate, non ho ancora finito. Volevo dire a quei signori lì che se loro hanno a disposizione solo 5 stelle, noi abbiamo a disposizione tutte le stelle dell'universo. E sono ignoranti, non vogliamo mica offendere nessuno, sono ignoranti nel senso latino del termine, ignorare, cioè non sanno la signora lì e questi altri signori qui, non lo sanno, che per stare seduti dove siete seduti voi, dove c'è il Gran Maestro Stefano, tutti i dignitari e tutti voi fratelli, non lo sanno. Che per potersi sedere lì fra quelle sedie, bisogna avere delle fedine penali pulite. Ma sono ignoranti. Però, anche voi dovete darvi da fare. Perché Giordano Bruno appare una volta ogni 400 anni. Voi dovete sostenere queste idee, dovete combattere, dovete far conoscere chi siamo, va bene? Ma quelli vogliono le carte, vogliono gli elenchi. Lo so, lei fa così, fratello, che dobbiamo fare? E allora noi gliele abbiamo portati, gli elenchi. Giuseppe Garibaldi, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, il padre Barnabita Ugo Bassi, trucidato nel 1849 dagli austriaci con il beneplacito della Chiesa. Non posso non ricordare in questo momento Arnaud Bertrand, eroe della gendarmeria francese, che ha immolato la propria vita per salvare la vita di inermi cittadini. Questa è la verità. E non abbiamo finito. Salvatore Quasimodo, Gabriele D'Annunzio, Giovanni Pascoli, Giosuè Carducci, Oscar Wilde, Sigmund Freud, Voltaire, Alexandre Dumas, Abramo Lincoln, Bill Clinton, Walt Disney, Totò, fratelli, basta! Basta! Alzatevi tutti in piedi ora, tutti in piedi, e gridiamo
la parola più bella che sia stata inventata. Libertà, tutti quanti insieme. Libertà, 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 libertà.